rapporto COP 2015, noi siamo anche i maggiori evasori fiscali, immagino non le palestre a sto punto, però, ma anche i più altruisti, nel senso che abbiamo una stima di 200 miliardi di evasione annua. Il Presidente del Consiglio ne parla molto poco, visto che dite che lodo sempre Renzi, cosa non vera. A noi sembra invece che nel radar dell'azione di governo sia sparita la lotta all'evasione, oltre che la spending review. Non che le due cose abbiano punti di contiguità, ma sono due modi per rendere più efficiente questo Stato: ridurre le tasse sprecando meno e facendole pagare le tasse a chi le ha solo sentite nominare, diciamo. Ma insomma, 200 miliardi di evasione annua, 7 milioni di italiani però che prestano il proprio tempo gratuitamente in attività di volontariato, è un dato molto alto. Anche questo, l'ufficio studi della Lega Coop ha anche tratteggiato un ritratto dei 7 anni di crisi che hanno trasformato l'Italia in un paese bipolare e schizofrenico, sempre più lungo tra Trento e la Calabria. Adesso ci sono, c'è una differenza di 1000 euro di spesa mensile. E oltre che più lungo, come si diceva una volta, anche molto diverso all'interno delle generazioni. La forchetta, o meglio la forbice generazionale, si è allargata. Chi ha meno di 35 anni spende circa 100 euro al mese in meno di chi ha più di 65 anni. Quindi i pensionati hanno sicuramente grosse difficoltà, ma stante le medie ne hanno di più i giovani che lavorano. Il lavoro continua a essere comunque la grande discriminante. Il commento a questi dati, in un rapporto che evidenziava oltre a questi elementi in alcuni casi anche più di colore, come dal 2008 ad oggi le famiglie italiane abbiano perso 122 miliardi di potere d'acquisto, poi uno si chiede perché i consumi non ripartono. Beh, sono sparite quasi 8 manovre finanziarie come potere d'acquisto dei consumi, 122 miliardi, 75 miliardi in realtà sono andati direttamente nella riduzione dei consumi e 47 miliardi in un taglio dei risparmi. Quest'anno, per fortuna, fa notare la Lega Coop, è tornato a crescere il tasso di risparmio delle famiglie dall'8,6 al 9,2, ma siamo molto lontani al 12% che era il tasso di risparmio medio prima della crisi. Cosa sta aiutando il potere d'acquisto degli italiani? Beh, soprattutto la deflazione, cioè la bassa inflazione o la non inflazione o i prezzi in calo. Perché cosa succede? Che la retribuzione magari nominalmente resta ferma, ma se tu hai un po' di deflazione aumenti, non per merito del tuo datore di lavoro, non per merito delle politiche del governo, ma solo per la deflazione, aumenti il tuo potere d'acquisto. Tant'è che la Lega Coop stima che con prezzi fermi o in calo il potere d'acquisto delle retribuzioni, o meglio il valore delle retribuzioni, sia aumentato a livello reale dell'1% annuo. Il commento ai dati del rapporto lo ha fatto, intervistato dalla nostra Maria Luisa Pezzali, il presidente di Coop Italia, Marco Pedroni. C'è una ripresa, non è una ripresa travolgente, ci sono dei segnali positivi, nel nostro settore sono ancora abbastanza timidi, c'è bisogno di sostenere la domanda interna e i consumi dei beni di largo consumo, perché se ci fosse un altro inciampo sul piano internazionale il rischio è di fermare tutto. Quindi ci aspettiamo che il governo operi per, in questa direzione di sostegno della domanda interna, innanzitutto non modificando l'IVA, perché quello sarebbe una cosa molto negativa. In secondo luogo però stiamo registrando una cosa fondamentale: i consumatori, le persone, le famiglie sono cambiate tanto e bisogna che cambino anche i distributori e anche i produttori. Noi lo stiamo facendo, abbiamo fatto con Expo un primo passo importante di innovazione del nostro supermercato, presentando il supermercato del futuro, lo stiamo facendo anche con le nostre politiche commerciali, perché penso che sempre di più ci sarà bisogno di offrire non il prodotto giusto al consumatore che tu hai immaginato, ma di poter far scegliere sempre di più alle persone i prodotti, il mix di prodotti che queste vogliono. E per certi aspetti c'è una domanda, per esempio, di salute, di stili di vita che si va differenziando e per la quale è molto importante che le persone abbiano le informazioni in modo semplice, così possono scegliere quello che vogliono. A questo riguardo, l'arrivo sul mercato di un competitor importante, di un colosso come Amazon, che cosa vi fa dire?
Amazon c'era già, ma si è messa anche nel grocery. È uno stimolo, io sono a questo punto la prendo positivamente, nel senso che penso che indurrà anche noi distributori che abbiamo una rete fisica ad accelerare i cambiamenti. D'altra parte io penso che non si venderanno tantissimi prodotti alimentari online, ma l'online e il web sono molto importanti nell'interazione con la rete fisica e quindi noi accelereremo i nostri progetti su questo. 7 anni di crisi, l'ha appena detto, lasciano un consumatore profondamente cambiato. Dal punto di vista del carrello della spesa, che cosa salta di più all'occhio? Beh, intanto c'è un cambiamento quantitativo che è interessante notare. Fino all'anno scorso il carrello della spesa degli italiani si era alleggerito, cioè gli italiani o compravano meno prodotti o compravano la stessa quantità di prodotti ma spendendo meno. Quest'anno c'è una piccola inversione di tendenza e dopo 4-5 anni in cui il carrello si era ridotto proprio nel peso e nel valore, quest'anno c'è una piccola inversione. In secondo luogo c'è una forte spinta verso i prodotti, diciamo così, più legati a un'idea di salute, ma anche di viver bene italiano, di mangiare bene italiano. Anche l'Expo ha dato una mano da questo punto di vista a recuperare anche per gli italiani un po' di questi concetti. In terzo luogo ovviamente continua la crisi di alcuni settori come le carni rosse, l'ortofrutta ha avuto una bella ripresa soprattutto negli ultimi mesi e poi assistiamo a un'esplosione di tutti quei prodotti, diciamo così, legati ai bisogni di salute o al free from, che sono ancora piccoli in valore assoluto ma con dei ritmi di crescita importanti.